Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi a tutti gli effetti iniziamo una serie di appuntamenti che ci porteranno fino al 10 febbraio alle elezioni regionali in Abruzzo. Lo facciamo come abbiamo fatto lo scorso anno, aspettando le politiche, con una trasmissione di introduzione al voto. Sapete che in queste ore si stanno presentando sia presso la Corte d'Appello dell'Aquila, sia presso le commissioni circoscrizionali le candidature per la presidenza della Giunta regionale e per il Consiglio regionale, una fase che si concluderà a mezzogiorno di domani sabato, poi ci saranno le 24 ore consuete per verificare se ci sono più o meno problemi e la campagna elettorale entrerà nel vivo a partire da domenica. Una campagna elettorale che è già iniziata comunque nei fatti nelle scorse settimane, una campagna elettorale atipica perché si svolge in un periodo dell'anno non proprio solito a questo genere di confronti e appuntamenti. Noi, così come facemmo lo scorso anno, dicevo, per le politiche, vogliamo fare una trasmissione prima di iniziare, dalla prossima settimana, quando saranno ufficializzate le candidature con le nostre tribune, una trasmissione invece oggi di istruzioni per l'uso, cioè spiegare anche ai nostri telespettatori, ai cittadini, agli elettori abruzzesi quali sono le regole di questa consultazione regionale. Sappiamo che si rinnova il nostro Consiglio regionale, che è un organo legislativo, fa le leggi per la nostra regione, è un organo che ha importanti competenze per settori importanti della nostra vita. Si rinnova ogni 5 anni, c'è stato uno scioglimento anticipato della legislatura per le note vicende legate all'elezione di Luciano D'Alfonso e ora si vota in questo periodo dell'anno. Inquadreremo questa campagna elettorale con i suoi motivi, le sue regole e soprattutto anche quelle che sono le informazioni utili agli elettori con due ospiti che io ringrazio per la loro collaborazione e che hanno accolto il mio invito. Saluto e ringrazio il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci. Buonasera Filippo. Buonasera a voi. Noi ci diamo come sempre il tuo giornalistico perché siamo colleghi e il Corecom Abruzzo è ciò che in questo periodo rappresenta anche per noi delle emittenti il punto di riferimento di confronto quotidiano nel nostro lavoro perché è l'organo di vigilanza sulla correttezza, sull'imparzialità della campagna elettorale e soprattutto l'organo di tutela dei cittadini rispetto ai messaggi che provengono anche dai candidati che si confronteranno in questo mese di campagna elettorale. Ringrazio nuovamente per essere qui con me negli studi di Rete 8 anche il professor Antonello Canzano. Buonasera professore, buonasera docente di sociologia di fenomeni politici all'Università d'Annunzio, esperto anche di leggi elettorali che ci cercherà, ma sarà un tentativo ovviamente che si fermerà all'essenziale perché la legge elettorale abruzzese per le regionali è particolarmente complessa, però ci darà le indicazioni utili per cercare di capire anche come si vota, come tra un mese dovremo comportarci per non sbagliare almeno formalmente davanti alla scheda che avremo davanti, che sarà una sola scheda con la quale eleggeremo il Presidente della Regione e i consiglieri regionali. Ma intanto io vorrei fare una riflessione preliminare con i miei due ospiti rispetto alla tipicità di questa campagna elettorale. Sarà una campagna elettorale molto compressa, anche perché molte scelte anche politiche sono state prese last minute. Mi riferisco in particolare alla candidatura del centrodestra che è stata ufficializzata soltanto pochi giorni fa e che sarà una campagna elettorale in un periodo dell'anno al quale non siamo abituati, in una regione che ha comunque problemi in questa fase. Filippo Lucci, allora qual è la tua impressione, la tua sensazione su questa, diciamo, prima volta di un Abruzzo al voto in pieno inverno? Beh, intanto diciamo che in realtà non è una prima volta, se non ricordo male già l'elezione che vide vincere il centrodestra con Gianni Chiodi era novembre. Era il 15 dicembre. Giusto? Campagna elettorale inizia a novembre. Ecco, sì. se non ricordo male, quella data condizionò molto il voto elettorale perché andarono a votare meno del 50% sì, degli aventi sì, al diritto, su per giù sì. quel dato 52 qualcosa 52%. Quindi E si votava in 2 giorni. Sicuramente la data influisce anche sulla partecipazione dei cittadini al voto e in una regione dove le condizioni climatiche in questi giorni ci stanno raccontando di neve e di ghiaccio e quindi di difficoltà notevoli anche per gli spostamenti, immaginiamo le persone che hanno disabilità, immaginiamo le tante persone
anziane e soprattutto ai piccoli comuni che caratterizzano le aree interne dell'Abruzzo e quindi la zona montana, pedemontana. Spostarsi potrebbe essere un problema se le condizioni meteo dovessero rimanere quelle che stiamo vivendo in questa fase. Quindi in un momento in cui la politica, le istituzioni avrebbero dovuto rilanciare la possibilità, la possibilità da parte dei cittadini di andare al voto con la ma maggior facilità possibile, richiamando anzi al voto il maggior numero di persone, la scelta del 10 febbraio è una scelta sicuramente infelice per quanto mi riguarda. Come questa scelta della data possa influire anche sulla comunicazione e sui metodi che verranno utilizzati per raggiungere gli elettori è un tema di cui parleremo questa sera, perché ovviamente studieremo anche l'aspetto un po' massmediologico di questa campagna elettorale per le regionali, ma è un fattore, appunto, come dicevi tu, Filippo, che contribuisce anche a limitare gli eventi con tante persone nei piccoli comuni, i comizi, insomma, quella politica che insomma, in altri periodi dell'anno è più semplice da organizzare per i candidati sul territorio, e sarà, insomma, una campagna elettorale forse ancora più virtuale, e questo è sicuramente un aspetto non molto positivo. Dal punto di vista della partecipazione, questa è una sollecitazione su cui volevo sentire proprio il professor Canzano. In effetti l'unico precedente giustamente era quello a cui faceva riferimento Filippo Lucci, e di una campagna elettorale per le regionali, poco più del 52 se non sbaglio, fu l'affluenza in 2 giorni di dicembre, però si votava in 2 giorni e già lì vi furono problemi. Con D'Alfonso vi fu l'ultima elezione di un presidente, vi fu un solo giorno, situazione che sarà ripetuta anche in questo turno elettorale, e l'affluenza non fu anche qui elevatissima in qualche modo. Per le regionali c'è una sorta di disaffezione, professor Canzano, degli abruzzesi, c'è un rischio reale di un astensionismo che sia ancora più incidente, forse addirittura sotto il 50% di qui a un mese? Io penso proprio di sì, considerando il fatto, che dal 1995 al 2014 abbiamo perso quasi un terzo, dell'elettorato partecipante, e quindi vedersi ridurre di un terzo, la partecipazione elettorale pone sicuramente intanto un problema di democrazia, in secondo luogo pone all'attenzione una frattura grave fra ceto politico e società, che non possiamo permetterci, soprattutto se parliamo di un mesogoverno, quale quello regionale, che ha delle responsabilità straordinarie rispetto alle decisioni che è chiamato ad assumere. Sicuramente questa è una data infausta, concordo con tutto quello che è stato detto. Purtroppo le polemiche hanno avuto il sopravvento su un obiettivo primario che era quello di far svolgere la campagna elettorale in condizioni ottimali e quindi efficacemente, cercando il più possibile di stimolare la partecipazione ed il confronto. Ecco, dal punto di vista giuridico, un tema che è stato posto anche da chi ha difficoltà proprio in queste ore nel raccogliere le firme per poter partecipare a questa competizione elettorale, mi riferisco a Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, che ha posto proprio questo tema in una conferenza stampa che noi abbiamo seguito. C'è anche una disapplicazione, se non una violazione vera e propria, Violazione. della legge sull'election day, in qualche modo. Ovviamente non ha una sanzione questa violazione di legge, però insomma nel 2019 probabilmente la data che per legge doveva essere seguita era un'altra, quella di fine maggio, quella in cui probabilmente la partecipazione e le spese sarebbero state minori e la partecipazione superiore. Dal punto di vista giuridico, che ci dice da questo Che punto? c'è una disapplicazione, c'è, come dice lei, io concordo, una vera e propria violazione della legge, e quindi qualcuno avrebbe dovuto ricorrere, ma c'è stato, come ho detto prima, poc'anzi, il sopravvento delle polemiche nella contesa, in una contesa assolutamente sterile, ripeto, rispetto all'obiettivo primario che era quello invece di favorire il confronto e la Ecco, d'altra partecipazione. parte, però, questo insomma è una riflessione che ha accomunato un po' tutti i consiglieri regionali nel dibattito sulla data delle elezioni, che anche questo abbiamo seguito molto bene.
conviene andare a votare a maggio, un anno dopo, la causa scatenante di questo scioglimento anticipato della candidatura, vale a dire l'incompatibilità del Presidente della Regione una volta eletto al Senato, sarebbe stato un anno, insomma, di vacatio, probabilmente un problema ancor più rilevante per la Regione. Insomma, fatto sta, Filippo, che andremo a votare il 10 di febbraio, non ci sono più i margini ovviamente, anche perché si è messa in moto una macchina organizzativa che riguarda anche il Corecom. Ecco, qual è la vostra attività di questi giorni anche per avviare le tribune elettorali e dare in modo che proprio quest'anno in maniera più rafforzata, vista la difficoltà di fare eventi fuori dai media, sarà molto rilevante come fattore in questa campagna elettorale? In realtà la preoccupazione è quella di dover garantire quei concetti che tu hai cercato di rappresentare all'inizio della trasmissione in riferimento alle responsabilità del CORE, come quelle di garanzia e di tutela dell'utenza, che in riferimento alla par condicio sono davvero complessi da attuare per quanto riguarda il mondo della rete, per quello che la comunicazione ormai online e sui social network rappresenta, perché noi possiamo e dobbiamo, purtroppo, io dico purtroppo perché non condivido oggi la natura di questa legge del 2000 che ovviamente i tempi ne ha ampiamente superato nell'intervento, anche negli obiettivi che allora il legislatore si pose. E quello di dover controllare come Corecom, monitorare, controllare i secondi presso le trasmissioni politiche delle emittenti televisive locali e poi vedere sui social network qualsiasi tipo di informazione, di notizia, di comunicazione, di provocazione, anche di comunicazione politica, persino nel giorno del silenzio elettorale, siamo abituati ormai anche a questo, e quindi come dire, se l'organo di tutela non ha poteri di intervento su uno strumento così incisivo, così diffuso, così utilizzato dai cittadini, vuol dire che l'istituzione perde anche di valore, perde anche di incisività, perde anche di competenza diretta. È inutile dire che io sono pienamente d'accordo, perché noi siamo come emittenti le più penalizzate dalla permanenza di questa normativa sulla par condicio, che quando nacque ebbe un suo senso, perché insomma c'era soltanto la televisione, ma insomma noi accusiamo soltanto le responsabilità e gli oneri, peraltro di una situazione burocraticamente, vi assicuro, molto complessa, ma anche gli stessi partiti che devono interloquire con le emittenti hanno queste difficoltà. C'è molta burocrazia poca tutela per avrebbe per un senso mandare ancora in onda la par condicio se questa normativa fosse estesa, come dicevi giustamente tu, anche ad altri organi di informazione, ma oggi insomma questa estensione sarebbe davvero impossibile da garantire. Qual è il parere sulla par condicio del professor Canzano? Ma sicuramente è una legge obsoleta, concordo perfettamente con quanto è stato detto, non è al passo con gli imperativi tecnologici subentrati nella comunicazione politica e non tiene conto del fatto che oggi i social rappresentano una variabile dominante all'interno della comunicazione politica e non possono essere controllati con una legge come questa, o comunque disciplinati con una legge come questa. Si tenga anche conto del fatto che oggi la comunicazione politica sta recuperando anche dei, come dire, valori tradizionali e degli strumenti che sembravano essere completamente in disuso e che quindi nel suo complesso deve essere rivista e regolata attraverso una disciplina più a passo con i tempi. Filippo Lucci, quali sono in questi ultimi appuntamenti elettorali i metodi di comunicazione dei candidati che vi hanno dato più in qualche modo difficoltà, vi hanno in qualche modo impegnato nel poter per esempio saper distinguere tra quello che veniva fatto a livello promozionale, diciamo di comunicazione politica, rispetto all'informazione vera e propria, un crinale molto stretto sul quale voi vigilate molto? Assolutamente, questo forse è l'unico aspetto che
ci consente anche di avere, ricostruire un rapporto diretto con le pubbliche amministrazioni che fanno comunicazione attraverso gli uffici stampa, gli uffici di comunicazione, e che quindi insomma, hanno l'obbligo poi in questa fase di interrompere tutte le comunicazioni che non siano indifferibili ed urgenti, e voi sapete invece che ci sono molti candidati che conservano il ruolo fino al giorno della presentazione delle liste, che approfittano proprio dell'ultima fase di impegno istituzionale per poter raccontare le cose fatte e magari insomma sconfinare oltre la comunicazione istituzionale in propaganda politica. E in questo noi nelle ultime settimane abbiamo cercato proprio di costruire un rapporto diretto con questi stessi protagonisti e gli uffici di comunicazione affinché il buon senso, io dico sempre il buon senso vince su tutto, perché poi dobbiamo intervenire. Ogni volta che siamo intervenuti in passato siamo stati tacciati di essere amici o vicini a questo o quell'altro politico, a quell'altra forza politica, semplicemente perché abbiamo dovuto far rispettare la legge, che è quello che insomma è l'obiettivo della nostra istituzione. Perché adesso la vogliamo dire tutta, Filippo, sì. Il Corecom avrebbe molte cose più importanti a cui e che fa e che continua a fare, al di là del ruolo per cui è nato poi, che è stato quello proprio di far rispettare la par condicio, perché il Corecom è diventato tutt'altra cosa nel corso di questi anni. Il Corecom non è un organo in cui appunto si vive soltanto questa fase frustrante di controllo su una normativa fuori dal tempo, ma il Corecom è una cosa che agisce 365 giorni al servizio dei cittadini per altri compiti molto molto più rilevanti. Abbiamo costruito un'istituzione negli anni che potesse dare risposte alla collettività nell'ambito della comunicazione. Sappiamo quanto è importante in questa fase della vita di tutti i cittadini la comunicazione, il mondo social, la tecnologia, e quindi poter incidere su questi ambiti è stato per noi un valore, anche un modo per poter accrescere competenze, poter anche ridare dignità a un'istituzione pubblica che in qualche modo oggi non solo rappresenta un riferimento per tutti gli operatori del settore, ma anche per l'utenza. Basta fare riferimento all'ambito della conciliazione, parliamo di numeri significativi, fino ad arrivare alla tutela dei minori, di tutto quello che facciamo sul web e per il web, o gli investimenti fatti per le start-up, quindi per tutti i giovani che vogliono investire attraverso l'innovazione tecnologica per fare imprese, per fare lavoro, anche per creare le condizioni di una società migliore se possibile. E in questi anni l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti in qualche modo, perché i numeri ci riconoscono questa attività. Avremmo sicuramente il piacere di poter lavorare sulla par condicio anche con questi nuovi strumenti. Certo. A quel punto avrebbe un senso. Come dicevamo prima. Ora ci fermiamo per qualche istante e tra poco torneremo in studio, perché il professor Canzano sarà chiamato ad un compito piuttosto complesso, ma che risolverà come sempre con la sua semplicità e capacità comunicativa, quella di spiegarci in poche pillole come funziona questa legge elettorale. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio, siamo al momento delle istruzioni per l'uso di questo sistema elettorale, che è un sistema che abbiamo già collaudato in almeno un paio di altre consultazioni per le regionali in Abruzzo, ma che ovviamente i cittadini non conoscono a fondo, anche per loro fortuna, perché insomma non è un argomento piuttosto appassionante, anche perché vi assicuro è molto molto complicato e avremo dei calcoli molto molto complessi da fare prima di dare l'esatta composizione del consiglio che verrà eletto. L'unica cosa certa è che almeno questo, perché si tratta di una legge che dal punto di vista della presidenza della regione, della scelta del governatore, darà un responso certo la sera stessa, insomma questo aspetto almeno di uninominalità per la scelta del candidato presidente è stata confermata anche con le modifiche successive. Quindi l'unica cosa certa è che noi su questa emittente, quando faremo la lunga maratona elettorale, noi la notte tra il 10 e l'11 di febbraio contiamo di sapere almeno chi sarà il presidente della regione, chi avrà vinto le elezioni. Per la composizione del consiglio regionale sarà molto molto più lunga. Professor Canzano, quali sono i punti particolari di questa legge elettorale? Che scheda ci troveremo davanti? Questa è una legge elettorale che nasce come una legge maggioritaria,
infatti è stato definito maggioritario regionale. È nell'ispirazione del legislatore, mi riferisco prevalentemente a Tattarella che ne è stato l'ideatore, doveva garantire, diciamo così, stabilità e coesione nelle maggioranze attraverso iniezioni di maggioritario piuttosto potenti. In realtà si è rivelata una legge invece che ha una parte proporzionale preponderante e che ottiene effetti perversi, gravi effetti perversi, in tema soprattutto di disproporzionalità. Il legislatore abruzzese, purtroppo frettoloso e disattento, ha voluto a suo modo peggiorarla. Cancellando la parte maggioritaria definita listino, più come espediente propagandistico che come esigenza effettivamente legata all'efficacia della legge, al fine di riversare sul proporzionale Altri seggi. l'attribuzione del premio di maggioranza che nella legge originaria era del 20% variabile. A questo punto abbiamo una legge prevalentemente proporzionale per quanto riguarda i 29 seggi che vengono assegnati per il Consiglio regionale e la maggioranza deve ottenere necessariamente il 60%, non può superare il 65% e quindi abbiamo 17 seggi Al massimo 19. al massimo 19 che vengono attribuiti A chi vince? alla maggioranza, quindi c'è già una predisposizione per legge di una maggioranza e di una redistribuzione del premio appunto sulle liste proporzionali, con gravi effetti, ripeto ancora una volta, di disproporzionalità perché soprattutto in questi casi i voti espressi non sempre corrispondono ai seggi attribuiti. Questo meccanismo, sempre professor Canzano, è stato apertamente in qualche modo discusso, in particolare dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle ha una particolarità anche in questa consultazione elettorale, vale a dire è l'unica forza politica che non presenta un candidato governatore sostenuto da una coalizione, ma da una sola lista, che è appunto quella del Movimento 5 Stelle. Si potrebbe creare quello svantaggio che viene lamentato dal Movimento 5 Stelle proprio in questo meccanismo che è insito nella legge, vale a dire, le faccio una domanda in un altro verso, è una legge che favorisce le coalizioni? Questo tipo di legge elettorale, che noi chiamiamo sistemi misti, nel caso specifico dove c'è un forte elemento maggioritario, soprattutto per quanto riguarda il candidato presidente, favorisce la prolificazione delle liste. Non a caso è stata criticata dalla dottrina in quanto frammenta il sistema politico o introduce forti incentivi alla frammentazione e alla scarsa concentrazione fra liste e partiti politici. È ovvio che, come accade anche nella legislazione elettorale comunale, l'eccesso delle liste favorisce chi riesce a mettere insieme il maggior numero di forze politiche. E certo, un movimento come quello dei 5 Stelle che atto, avendo un'attitudine a presentarsi da soli, sicuramente risulterà svantaggiato. L'altro aspetto è però quello dello sbarramento che è stato introdotto per le liste, quindi molti voti potrebbero essere a un certo punto dispersi se le liste non otterranno le loro soglie, che sono? Ed è proprio quello di cui parlavo prima, l'effetto perverso della disproporzionalità, il fatto che un gran quantitativo di voti per chi non supera il 4% da soli o il 2% in coalizione che abbia superato il 4% vanno al macero e non hanno nessun esito dal punto di vista dell'attribuzione dei seggi. La novità invece di questo turno è l'introduzione della doppia preferenza di genere. Come verrà, ecco, diamo qualche consiglio pratico agli elettori quando avranno di fronte la scheda, come comportarsi con le preferenze? Ma la doppia preferenza di genere non è una novità nel panorama italiano, è una novità per noi perché è stata introdotta l'anno scorso e quindi se dobbiamo fare, come dire,
un'analisi comparativa sicuramente sia sul piano comunale che dal punto di vista regionale non ha dato buona prova di sé dal punto di vista dell'aumento della quota femminile all'interno degli organi rappresentativi. Speriamo che questo in Abruzzo venga scongiurato e funzioni, ma sicuramente ci deve essere una grande sensibilità da parte delle forze, delle coalizioni, delle forze politiche, dei partiti nel promuovere le donne. Si può dare una preferenza, si possono dare anche due preferenze, appunto. Vi troveremo due righe nella nostra appunto nel caso di genere, ma questo deve essere detto, deve essere, come dire, deve essere favorito, incentivato, diffuso come tema, al punto di sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica ad attribuire questa preferenza di genere, perché la segregazione, affinché la segregazione verticale di genere si possa ridurre almeno nel nostro sistema politico regionale. Quindi nella pratica, nella concretezza, noi abbiamo queste due righe su cui scrivere i cognomi delle persone candidate in quella lista a fianco al contrassegno della lista. Se noi possiamo indicarne uno, allora lì non abbiamo problemi. Se ne indichiamo due, devono essere di genere diverso, quindi un uomo e una donna, altrimenti il voto viene annullato per entrambi, quindi insomma non è che poi se ne salva uno quando si va al conteggio. La cosa più importante adesso la diciamo alla fine, perché questa è la cosa che caratterizza rispetto a molte altre elezioni le elezioni regionali: non è possibile il voto disgiunto. Ecco, professore, ci spieghi anche questo. Sì, non è possibile votare per un candidato presidente e contemporaneamente per una lista non collegata a quel candidato presidente. Non si può votare per un candidato presidente e attribuire una preferenza ad un candidato al proporzionale che concorre abbinato ad un altro candidato presidente. In questo caso il voto viene annullato. Bene, io penso che abbiamo detto le cose più importanti, poi ovviamente se vedete questa legge ci sono dei passaggi davvero bizantini, per chi si volesse divertire si trova ovviamente sul sito del Consiglio regionale d'Abruzzo, ed è ciò che insomma, regolamenta questa campagna elettorale a partire proprio da queste ore nelle quali vengono presentate le candidature. Filippo Lucci, con lui voglio affrontare questo discorso da un altro versante, quello appunto della lotta che questa elezione in particolare regionale scatena tra i candidati, anche all'interno delle stesse liste, perché poi viene eletto ovviamente all'interno di una stessa lista chi ottiene più preferenze, quindi è una legge che ci riporta in qualche modo all'antico rispetto alle liste bloccate, e anche per voi cambia l'approccio rispetto agli interlocutori, perché prima si aveva una lista bloccata, il soggetto politico era il partito, adesso soggetto politico anche dal punto di vista giuridico per il Coregom diventa anche il singolo candidato, quindi sono i candidati che possono fare gli spot elettorali, sono i candidati che hanno voi come punto di riferimento per la salvaguardia delle regole del gioco. Ecco, è una lezione che ci porta all'antico in qualche modo. Ma intanto registriamo che, per esempio, sono state riaperte molte sedi elettorali dei singoli candidati, mentre prima c'era il candidato presidente che aveva una sede, oggi invece la scelta è quella di essere presenti singolarmente come singoli candidati per potersi anche, non solo presentare alla collettività, ma anche rendersi riconoscibili, perché la difficoltà forse di questo passaggio elettorale è quello che sulla scheda bisogna scrivere il cognome del candidato per esprimere la preferenza, quindi bisogna riconoscere il simbolo, e non è scontato perché i tempi sono strettissimi, i simboli sono tutti nuovi, nella maggior parte dei casi sono simboli nuovi, quindi bisogna saperli riconoscere e poi a fianco a quel simbolo indicare la preferenza del candidato consigliere che si vuole sostenere. Esatto, ecco, perché noi siamo abituati a trovare le cose già scritte sulla scheda. Esatto. Scrive, lì c'è scritto solo il nome del candidato presidente collegato. Assolutamente sì, quindi abbiamo visto anche la comunicazione di questi giorni, di questi primi giorni di campagna elettorale, di candidati che non erano presenti per esempio sui social network che si sono immediatamente iscritti su Facebook e che dall'essere totalmente, ripeto, assenti e sconosciuti oggi ci raccontano quello che fanno dalla mattina alla sera, se vanno al mercato, che cosa mangiano, e intervengono su tutte le tematiche di attualità. È come un modo anche non solo per farsi conoscere, ripeto, ma forse anche
per cercare di essere riconoscibili in riferimento proprio a quel simbolo che li dovrebbe portare in consiglio regionale. Questa strategia non sempre paga, perché ecco, diciamo, cambiare abitudini e cambiare anche modo di comunicare, di interfacciarsi con la comunità in cui si vive, non è sempre una scelta azzeccata. Certo, è giusto in questa fase, e la campagna elettorale serve a questo, a potersi presentare nel miglior modo possibile, a raggiungere gli elettori, i cittadini, in maniera più trasparente, più veloce, più dinamica e più innovativa possibile. Però ecco, stravolgere il proprio modo di essere per poter, diciamo, anche in qualche modo rincorrere un modo che sembra pagare, per esempio a livello nazionale, sappiamo, insomma, i leader del momento, Salvini, Di Maio, sono molto social, sono molto comunicativi, utilizzano i piccoli messaggi video quotidianamente. Ecco, forse non sempre, però è una scelta azzeccata, a mio giudizio. Conta molto, Filippo, anche in una regione come la nostra, dove c'è un rapporto, insomma, anche di comunità, quelle piccole che hanno una loro unità, il rapporto personale, e sarà appunto fondamentale anche in una situazione, diciamo, che non favorisce, lo dicevamo prima, dal punto di vista climatico, gli incontri, le riunioni, i comizi, gli eventi pubblici sui luoghi. Sarà importante essere già noti. Da questo punto di vista, probabilmente il non aver riformato la legge sui sindaci, che potevano essere grandi protagonisti di questa campagna elettorale, è un fattore che può influire negativamente anche sulla partecipazione al voto. Cioè, questa è un'altra campagna elettorale senza molti protagonisti. È vero, però dall'altra parte la strategia proprio di realizzare e di costruire molte liste nella coalizione va proprio nella direzione opposta, ossia quella di trovare tanti candidati e quindi tante relazioni, tanti gruppi di interessi, tante categorie che possono poi raccogliere quel consenso necessario per far vincere il candidato presidente e la coalizione. Quindi in qualche modo la strategia delle tante liste significa poter raggiungere un gran numero di persone, perlomeno sotto il profilo proprio della conoscenza e delle relazioni personali, che tu dicevi bene, valgono il doppio in una campagna elettorale, in un'elezione come questa qui. E per quanto riguarda gli amministratori, anche qui vedo tanti sindaci però in campo, anche tanti consiglieri comunali che hanno quel bacino elettorale che consentono non tanto di essere eletti spesso al consiglio regionale, ma di portare quel valore aggiunto alla coalizione, al partito o al candidato presidente. In questo caso giochiamo con dei candidati presidenti tutti autorevolissimi, perché insomma il senatore Marsiglio torna da Roma e viene qui e quindi in qualche modo dà un segnale di attenzione verso l'Abruzzo, il presidente Legnini con un incarico istituzionale straordinario di primissimo livello torna nella sua regione a dare, vuole dare un impegno anche di rinnovamento rispetto a una coalizione che si è cimentata negli ultimi 5 anni, e la stessa Marcozzi in questi anni si è fatta conoscere di più sul territorio con le battaglie in consiglio regionale. Quindi sono tre protagonisti che fanno la differenza in questo caso e che danno anche, secondo me, la chiarezza del momento politico sull'elezione, cioè il cittadino sa che questi sono i candidati, sono riconoscibili, sono anche strutturati sotto il profilo politico, sui candidati presidenti dubbi non ce ne saranno, secondo me. Al professor Canzano, che appunto studia questi fenomeni, chiedo quale momento viviamo, proprio perché adesso veramente bisogna dire che la politica e gli orientamenti dell'elettorato mai come ora sono un qualcosa di liquido, che può cambiare da un giorno all'altro. In che fase siamo rispetto al rapporto tra i cittadini e gli elettori e i partiti, anche alla luce della presenza o meno di molti simboli o di pochi simboli in questa campagna elettorale, e rispetto invece a questi fenomeni civici che stanno iniziando più che nella precedente campagna elettorale a prendere il sopravvento? Per esempio abbiamo assistito al fatto a una dichiarazione molto rilevante, che è quella proprio di Legnini, che ha detto questa è una coalizione che avrà un baricentro civico con i partiti che saranno forze aggiunte ma non centrali rispetto a questa coalizione. Ma vede, direttore, i partiti politici nacquero a suo tempo per strutturare ed aggregare il voto. Oggi invece pare nascano per disgregare e polverizzare il voto. Questa prolificazione di liste con centinaia di candidati non fanno altro che disperdere il voto e non aggregarlo. A scapito di che cosa? A scapito di proposte politiche forti.
a scapito di programmi, a scapito di elaborazioni di politiche pubbliche importanti in cui tutti si possono riconoscere e identificare. E allora il problema, rispetto a quello che diceva lei, al fatto che c'è questa, come dire, questa dispersione, questa liquidità nei rapporti e nelle relazioni politiche, il problema sta proprio nell'incapacità di aggregare, quindi siamo in piena destrutturazione che continua e che non vede all'orizzonte una ricostruzione dell'offerta politica in modo che si possa fornire all'elettore strutture forti in cui identificarsi. Ed è ovvio, come diceva anche Lucci, che in situazioni di questo genere prevalgano piuttosto le lobby, prevalgano quelli che riescono a imporre una comunicazione più efficace e riescano in qualche modo ad attrarre a sé il maggior numero di elettori attraverso espedienti che non sono propriamente politici. Certo, noi dobbiamo fermarci per l'ultima pausa, poi proseguiremo però questo discorso molto interessante anche con il parere di Filippo Lucci. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio per riflettere sulle dinamiche che saranno al centro anche della campagna elettorale di questo mese che sta per iniziare proprio in questi giorni anche dal punto di vista formale, che ci porterà al voto in Abruzzo del prossimo 10 di febbraio. Lucci, molti hanno detto che l'Abruzzo, Lucci Filippo, presidente del Corecom Abruzzo, sarà un test anche di rilievo nazionale per appunto la singolarità di alcune posizioni di questo centrodestra che per esempio è aggregato, unito, mentre a livello nazionale vive una fase di differenziazione tra maggioranza e opposizione parlamentare. Per questa esperienza di Legnini, che ha una coalizione Attrazione Civica che è molto simile, tu conosci molto bene quella realtà, a quella che a Teramo portò a un risultato a sorpresa a favore di un sindaco che sembrava spacciato dal punto di vista elettorale, stando ai numeri dei partiti. Ecco, a tuo avviso questo ancora una volta caratterizzerà l'Abruzzo come un laboratorio politico nazionale? Ma intanto abbiamo visto che la discesa da Roma di tutti i leader nazionali, dalla Meloni a Salvini, a Di Maio, a Martina, a Zingaretti ieri, dimostra l'attenzione delle politiche nazionali, dei partiti nazionali su questo appuntamento elettorale, perché è il primo dove si va anche a misurare un po' la forza del governo che si presenta in su due candidati qui in Abruzzo, ossia la Lega con il centrodestra e il Movimento 5 Stelle da soli, e anche per dare un segno di riconoscimento del lavoro fatto come governo in questi primi mesi. E quindi sicuramente l'attenzione massima anche su questo progetto di Legnini, sicuramente, perché la difficoltà che vive il Partito Democratico e tutto il centrosinistra può riscoprire attraverso questo progetto un nuovo slancio anche a livello nazionale, laddove insomma, la strada per il futuro sembra non ancora essere sgombra da nubi e da situazioni incomprese, non solo di divisioni interne, ma anche di un progetto politico che possa caratterizzare il centrosinistra. Ma lo stesso centrodestra però non vive una situazione migliore, perché diciamo che la Lega insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia si presenta qui insieme come accade da sempre nelle regioni, ma in realtà poi al governo sono all'opposizione, in maggioranza all'opposizione come forze politiche, quindi la complessità del momento potrebbe rappresentare in Abruzzo invece un momento di chiarezza rispetto anche al consenso, e sappiamo che poi il consenso e i voti determinano anche le scelte per il futuro da parte dei leader e dei partiti. Professor Canzano, appunto, da studioso dei flussi, difficili comunque da prevedere, soprattutto in un voto così atipico come quello al quale gli abruzzesi si saranno chiamati tra un mese, quanto peserà il dibattito nazionale, i temi nazionali, i leader nazionali sul voto degli abruzzesi? Che influenza potrà avere in un senso o nell'altro? Ma il problema abruzzese da sempre, almeno dal 95 in poi, è che ha un tasso di regionalizzazione del voto molto alto, nel senso che c'è sempre stato
un voto difforme tra quello nazionale e quello locale molto alto rispetto alle altre regioni italiane. Credo che si possa facilmente intuire che questo sarà ulteriormente acuito in questa tornata elettorale. Si aggiunga a questo un altro dato, e cioè che il tasso di volatilità che si attestava al 42% nel 2014 oggi raggiungerà sicuramente il 60%, che andrà a, come dire, ad alimentare il voto difforme fra quello nazionale e quello locale. Si aggiunga anche a questo che l'Abruzzo ha una scarsissima, uno scarsissimo indice di stabilità delle carriere, che misura appunto la stabilità e la permanenza in servizio politico e amministrativo degli eletti, che nel 2014 si è attestato intorno al 26%, e che quindi evidentemente si abbasserà ancora di più, facendo dell'Abruzzo una regione altamente instabile e dal sistema politico potentemente frammentato. Ma potrà avere un significato, la stessa domanda che avevo fatto a Lucci, un'influenza anche sugli scenari futuri nazionali, questo piccolo test abruzzese? Beh, sicuramente sul versante del centro-sinistra c'è un movimento molto interessante, tenendo conto del fatto che le sinistre sono in rotta non solo sul piano nazionale, ma sul piano internazionale un po' in tutti i paesi. Sicuramente questa è una risposta, una bozza di risposta che potrà risultare essere significativa qualora, diciamo, la campagna elettorale possa dare un esito di tipo positivo. Sicuramente è un tentativo importante, sotto questo punto di vista sicuramente, come dice lei, può costituire un laboratorio sul piano nazionale. E 5 Stelle e Lega su due fronti diversi mostreranno i muscoli sui voti di lista per poter poi in qualche modo posizionarsi anche alle europee? Beh, sicuramente questo è un dato che alimenta la confusione, sia rispetto al tasso di regionalizzazione di voto, sia rispetto al tasso di difformità e quindi di volatilità del voto. Sicuramente disorienta, e quindi vedremo come l'elettorato abruzzese si redistribuirà rispetto a queste due principali forze politiche al governo oggi in Italia. Facendo l'ultima previsione, proprio l'ultima previsione, perché ovviamente qui rispetto, l'abbiamo detto all'inizio, rispetto all'affluenza, lei in una situazione normale in cui non vi siano, e speriamo che davvero non vi siano, ulteriori problemi legati alla transitabilità delle strade, alle situazioni climatiche e meteorologiche, ha un'attesa superiore o inferiore al 50% di partecipazione? Ma considerando quello che ho detto prima, che nell'arco di pochi anni l'Abruzzo ha perso in condizioni normali un terzo della propria partecipazione elettorale, si può ragionevolmente, facilmente prevedere che sicuramente questo voto difficilmente potrà superare il 52,98% del novembre del 2008. Bene. Anzi, male direi, però comunque è un dato di fatto, i numeri sono qui impietosi a raccontare una situazione, ripeto, del tutto singolare. Filippo Lucci. Io percepisco, sì, in realtà percepisco comunque un dibattito un po' più tra la gente, un po' più vivo rispetto a qualche anno fa. Insomma, forse questo dato della conoscenza del voto, se ne è parlato tanto in tutto questo anno, proprio perché la data è stata una polemica infinita, sì. Forse questo potrebbe aiutare, perlomeno sul fatto della conoscenza, perché spesso negli appuntamenti elettorali qualcuno proprio perde di vista anche il momento del voto stesso, perché non è a conoscenza. Sembra assurdo, ma è così. E a proposito di strumenti di conoscenza, anche in queste occasioni, dal punto di vista del loro tornaconto elettorale, sui social troviamo di tutto da parte dei candidati. Ecco, il vostro compito è anche quello di mettere in guardia da eventuali, insomma, situazioni che possano violare la privacy, che possano violare i dati sensibili delle persone. Ecco, quali sono le raccomandazioni generali che in questo periodo vanno soprattutto ribadite sul fronte politico a chi naviga sui social, un'attività su cui voi siete ovviamente in prima linea quotidianamente? No, abbiamo intanto aperto
un tavolo di lavoro insieme all'autorità garante per le comunicazioni sulle fake news, ossia su questa crescente attività di disinformazione organizzata in qualche modo anche da gruppi politici per poter, diciamo, attaccare, minare anche l'immagine, la reputazione di candidati. E su questo abbiamo, diciamo, dei professionisti che fanno un monitoraggio continuo affinché si possa intervenire in tempi rapidi. Abbiamo chiuso accordi con i grandi operatori dei social network, quindi di Facebook, Instagram in particolar modo e Twitter, per poter segnalare in tempo reale e farli rimuovere. Sappiamo della complessità di questi processi e di questo tipo di interventi, però anche con la polizia postale, con la polizia con cui abbiamo un rapporto di collaborazione e soprattutto, ripeto, con questa disponibilità che abbiamo registrato, proprio per questo appuntamento elettorale, in particolar modo, diciamo, stavamo lavorando sulla tutela dei minori, ma adesso in vista delle elezioni abbiamo deciso di allargare anche su queste tematiche, della par condicio, in qualche modo della reputazione anche dei candidati, perché sappiamo che ci sono proprio gruppi organizzati, per lanciare, diffondere e condividere notizie, false, e questo, diciamo, non aiuta sicuramente l'elettorato che si fida oggi ancora di più, purtroppo, di quello che viene pubblicato dai social network. Devo dire, mi piacerebbe dire una cosa invece sui temi che stanno emergendo, che sono emergendo in questa campagna elettorale, o perlomeno in questa fase di avvio di campagna, perché i candidati comunque hanno già avuto modo di incontrare i cittadini in riunioni pubbliche, di fare dichiarazioni sulla stampa. La parola d'ordine è discontinuità rispetto al passato, un po' da tutte le forze politiche. Noi in Italia ci piace questo tema di cambiare sempre e di voler trovare nel nuovo qualcosa che ci possa garantire un futuro migliore. In realtà, quello che mi piacerebbe dire è che il lavoro di programmazione di questi anni, soprattutto quello che fa riferimento al master plan, e quindi al governo regionale, ma al governo nazionale, soprattutto la capacità di individuare le priorità per i nostri territori, deve essere qualcosa che deve essere non solo mantenuto, conservato, ma se possibile anche portato avanti, perché le risorse ci sono i progetti e quindi l'Abruzzo ha bisogno di continuare sotto questo profilo, magari sotto tanti altri punti di vista. Sappiamo anche l'effervescenza, il carattere del nostro presidente D'Alfonso, che ha condizionato in qualche modo, questi anni di governo regionale, no, accompagnati anche da tante polemiche, non ci deve far perdere di vista l'interesse degli abruzzesi, dei territori, di un Abruzzo che soffre dal terremoto in poi fino alla grande tragedia di Rigopiano, ma con essa tutti i problemi legati al territorio interno, alle nevicate, alle emergenze, eccetera. Non dobbiamo dimenticare che questa regione ha veramente bisogno di tornare a crescere per garantire ai giovani un futuro migliore. Certo, e poi andremo naturalmente, a capire quali saranno nel corso di queste 4 settimane, le strumentazioni che utilizzeranno i candidati per farsi conoscere, e soprattutto far scrivere il loro cognome, che è l'obiettivo principale, a cui facevamo riferimento, appunto essendoci le preferenze. Da questo punto di vista, il professor Canzano mi segnalava ovviamente che il vostro studio si rivolge a livello internazionale, anche delle novità nella comunicazione delle elezioni americane interne. Sì, ma intanto c'è una differenza fondamentale, che nelle elezioni americane vigono le primarie, in modo regolato, in modo sistematico, e quindi c'è una selezione, delle candidature che avviene attraverso regole precise e in cui l'elettorato è partecipe. La selezione delle candidature, sia a livello nazionale che a livello locale in Italia, ovviamente non segue questo tipo di principio, quindi, diciamo così, avvengono per cooptazione prevalentemente, e la ratio sfugge all'opinione pubblica e sfugge all'elettorato. Quello che la campagna elettorale americana di midterm del novembre 2018 ha dimostrato è che intanto, i social network hanno sì un ruolo importante, ma non sempre autonomo, perché spesso si limitano a fungere da campagna, da cassa di risonanza della televisione. Quindi, sotto questo punto di vista, anche voi qui Meno male, meno male. avete un ruolo importante. E poi, come dicevo, ha recuperato dei vecchi arnesi della comunicazione politica, come la campagna dei manifesti e il porta a porta.
Ecco, questo è molto importante perché, si torna in qualche modo, a dispetto di tutto quello che si può dire sui big data, al rapporto personale, alle relazioni, all'interazione e al, come dire, e al coinvolgimento individuale dell'elettore, dell'individuo, che può sotto questo punto di vista, come dire, sentirsi in qualche modo un po' più partecipe. E allora, per trarre le somme, le conclusioni di questa puntata, anche per introdurci un po' a quelle che saranno le tribune elettorali che prenderanno il posto di questa trasmissione a partire dalla prossima settimana, con Filippo Lucci vorrei fare un'ultima riflessione rispetto anche alle aspettative che, dal suo punto di vista, che è quello appunto di chi dovrà anche giudicare il lavoro di tutti gli addetti ai lavori di questa campagna elettorale, sono relative ai toni e al fair play che ci sarà soprattutto tra i candidati presidenti, ma anche tra i singoli candidati. Lei si aspetta una campagna elettorale tranquilla, senza incidenti, senza polemiche, senza insomma, parole grosse? Ma sì, perché i candidati che sono in campo mi sembrano tutte personaggi che hanno capacità anche di riflessione, sono moderati in qualche modo, e quindi non immagino una campagna effervescente. Certo, forse gli ultimi giorni ci saranno, come possiamo dire, i fuochi d'artificio utili a raccogliere un po' il consenso dell'ultimo minuto, però non intravedo una campagna elettorale effervescente. Sull'ultima campagna noi siamo stati costretti a fare 26 interventi proprio sulla par condicio per il mancato rispetto delle norme su questa legge del 2000, però le previsioni sono, per quanto mi riguarda, sono più ottimistiche. Che clima avete in Abruzzo, professor Canzano, in questo mese, al di là del freddo meteorologico? Ci sarà un riscaldamento del clima politico, secondo lei? Ma sicuramente, a dispetto del clima, una campagna elettorale molto calda e molto accesa. Quello che io mi auspico è che ci sia una campagna elettorale sui temi veri, perché, come è stato detto, sicuramente l'Abruzzo sconta dei ritardi e delle criticità che impongono una risposta assolutamente efficace e delle politiche pubbliche che siano davvero risolutive e di lungo periodo. E su questo ovviamente noi, come tutti gli altri organi di informazione, in particolare quelli televisivi che stanno riscoprendo un loro ruolo importante, che lo ricopriranno sempre di più, appunto, essendoci meno manifestazioni all'aperto, siamo pronti a dare spazio, con le regole della par condicio, a tutte le liste, a tutti i candidati alla presidenza della regione, in cicli di tribune elettorali che prenderanno il via la prossima settimana. Inizieremo il giovedì con le prime liste, perché ci vuole il tempo materiale, insomma, in qualche modo anche della convalida delle candidature. Aspettiamo il verdetto definitivo dalla Corte d'Appello per vedere, insomma, anche suddividere nelle varie trasmissioni i candidati. Sarà una campagna elettorale lampo, perché avevamo pochi giorni anche noi, appunto, essendoci stata questa accelerazione soltanto alla fine. Abbiamo avuto già modo in alcune trasmissioni di conoscere più da vicino alcuni dei candidati, e poi avremo il venerdì l'appuntamento proprio in questo spazio, in cui organizzeremo i faccia a faccia tra i candidati alla presidenza della regione. Dunque si chiude la fase ordinaria dei fatti e le opinioni della nostra trasmissione del venerdì, ma si aprono nel nostro palinsesto molti molti spazi dedicati all'informazione per le elezioni regionali, che, con tutti i suoi limiti e con tutta la sua obsolescenza di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, rappresenta un nostro dovere, un diritto per i cittadini e anche un piacere, che è quello appunto che abbiamo nel cercare, nei limiti delle nostre potenzialità, di indirizzare in qualche modo l'opinione pubblica verso i temi reali della campagna elettorale, verso il confronto vero
su quelle che poi sono le scelte su cui saranno chiamati a pronunciarsi in questa regione il prossimo 10 di febbraio. Grazie Filippo Lucci, buon lavoro grazie a voi. Per questo mese intenso per te. Il professor Canzano ci tornerà a trovare sicuramente anche in sede di commento dei risultati. Probabilmente, professor Canzano, possiamo già prendere un appuntamento di una settimana e 10 giorni dopo l'esito delle elezioni, perché ci vorrà più o meno quel lasso di tempo per avere la composizione del Consiglio regionale anche questa volta, perché la legge, ripeto, è molto molto complessa. E naturalmente ringraziamo i nostri telespettatori e Danilo Cinquino, che è dalla regia può mandare la sigla di chiusura. Arrivederci, buonasera.